Ecco, l'altro giorno io ho fatto un appello dicendo che questa nuova ondata di gelo ha colpito duramente ovviamente gli esseri umani, ma anche i cagnuzzi nei canili, i cani randaggi, quindi vi chiedevo una mano per ricoverarli in un box, dargli una ciotola di qualcosa di caldo, un panno su cui mettersi. Ecco, ovviamente al mio appello, insomma, non sono la sola a fare un appello del genere per voi. I cani che sono nei canili del centro-sud sono stati abbandonati due volte. Una volta dal loro proprietario, da chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro, e la seconda volta dalle istituzioni, da coloro che dovevano attivarsi per salvarli, perché sono stati tantissimi gli animali che hanno perso la vita per il freddo e per il gelo di questi giorni. Io rivolgo il mio appello ai sindaci, alle ASL, a tutte le istituzioni perché si muovano subito, perché non c'è tempo da perdere. Noi della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente stiamo raccogliendo da giorni cucce, coperte, cibo per andare in aiuto a queste povere bestiole, e lo faremo fino a che non sarà calata questa ondata di freddo. Ecco, grazie a Michela Vittoria Brambilla. Ecco l'immagine di questo cagnuzzo, per ricordarvelo, io vi aspetto domani come al solito verso le 5 e vi saluto come faccio tutti.